Benvenuti alla nostra novena di Natale, al nostro conto alla rovescia. Mancano 5 giorni all'evento più grande, alla nascita di Gesù. E come al solito ci facciamo aiutare da una storia per prepararci bene. Iniziamo questo nostro momento di riflessione nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dopo una lunga ed eroica vita, un uomo valoroso giunse nell'aldilà e fu destinato al paradiso. Era un uomo, un tipo pieno di curiosità e chiese di poter dare prima un'occhiata anche all'inferno. Un angelo lo accontentò e lo condusse all'inferno. Si trovò in un vastissimo salone che aveva al centro una tavola imbandita con i piatti colmi di cose buone da mangiare, di golosità, ma i commensali, cioè le persone che dovevano mangiare, che stavano tutti intorno alla tavola, erano tutti scheletriti, smunti, pallidi, da far pietà. Com'è possibile? Chiese l'uomo alla sua guida, con tutto quel ben di Dio là davanti. Vedi, quando arrivano qui, ricevono tutti 2 bastoncini, con quelli che si usano come posate per mangiare, solo che sono lunghi più di 1 metro e devono essere rigorosamente impugnati alle estremità. Solo così possono portarsi il cibo alla bocca. L'uomo valoroso rabbrividì. Era terribile la punizione di quei poveretti che per quanti sforzi facessero non riuscivano a mettersi neppure una briciola sotto i denti. Non volle vedere altro e chiese di andare subito in paradiso. Qui lo attendeva una sorpresa. Il paradiso era un salone assolutamente identico all'inferno. Dentro l'immenso salone c'era l'infinita tavolata di gente, un'identica sfilata di piatti deliziosi, di cose buone da mangiare. E non solo, tutti i commensali erano muniti degli stessi bastoncini lunghi poco più che 1 metro, da impugnare all'estremità per portarsi il cibo alla bocca. C'era una sola differenza. Qui la gente intorno al tavolo era bella cicciotta, allegra, sprizzante di gioia. Ma com'è possibile? Chiese l'uomo alla sua guida. L'angelo sorrise. All'inferno ognuno si affanna ad afferrare il cibo e a portarlo alla propria bocca, perché si sono sempre comportati così nella vita. Qui, al contrario, ciascuno prende il cibo con i bastoncini e poi si preoccupa di imboccare il proprio vicino. Paradiso e inferno sono nelle tue mani oggi. Preghiamo insieme. Signore Gesù, fa che anche noi, come quell'uomo, possiamo comprendere che l'inferno e il paradiso dipendono solo da noi, se pensiamo a noi stessi o facciamo spazio anche all'altro. Donaci di amare l'altro come tu ami noi. Amen. Bene, oggi come proponimento potremmo aiutare ad apparecchiare e, se mamma e papà ce lo permettono, anche a preparare qualcosina da mangiare per gli altri. Ciao a tutti, a domani!